anno d'allegria, mi è venuta una follia, ero pronto a fare tutto, ogni peripezia. Sono stato in Romania, mi è venuta l'allergia e volevo ritornare dritto a casa mia. Il dottore preoccupato dentro gli occhi mi ha guardato: signor Ruccio, veramente non c'è niente che non va, è solo un po' di nostalgia ed è meglio che ritorni presto presto dritto dritto a casa sua. Si può fare proprio tutto, ma se stasera mi butto a Galano non tornerò più. Si può fare proprio tutto, ma se ci pensi bene anche tu, niente è meglio del voodoo. Sono pieno di energia, voglio il meglio che ci sia, sono pronto a fare tutto, ogni peripezia. E con tutta l'euforia, quando sono in compagnia, sono anche bravo a fare tutti i giochi di magia. E se tu sei preoccupato nel vedermi un po' sfandato, stai tranquillo veramente, non c'è niente che non va, è soltanto la mania, perché voglio come sempre darti solo tutto il meglio che ci sia. Si può fare proprio tutto, io stasera mi butto, dal fondo torno sempre più su. Si può fare proprio tutto, ma se ci pensi bene anche tu, niente è meglio del voodoo. Vengo nel tuo pancino, sul capitano Uccino. Sono io. Prendiamoci per mano, non c'è niente che non va. Si può fare proprio tutto, io stasera mi butto, dal fondo torno sempre più su. Si può fare proprio tutto, ma se ci pensi bene anche tu, e se ci pensi bene, e se ci pensi bene anche tu, niente è meglio del voodoo. Non è possibile, un'ora di fila per due cose. Che hai preso? E ho preso lo spazzolino per i denti e lo spazzolone per il bagno. Lo spazzolone nel bagno. Sì, ha detto mia moglie, vai a comprare lo spazzolone che serve per il bagno. Sì, nel bagno non si usa lo spazzolone. Specialmente quando fai il gabinetto grosso. Questo è indispensabile, cioè è la morte sua proprio lo spazzolone. Ah, ma quando si fa il... Per forza, scusa, non mi dire che non lo usi questo. No, ma... lo devi usare, scusa. Lo prendo pure io, ma... È chiaro, te lo consiglio. Sì. Vai tranquillo, cioè... farai bella figura. Il posto, aspetta. Umberto. Oh, sembra da queste parti, stai. Sì, mo sono venuto al supermercato. Ah. Oh, a proposito dello spazzolone che mi hai consigliato. Sì, beh, allora ti sei trovato bene. Cioè, voglio dire, di funzionare funziona, però... Giusto. Cioè, credimi, la carta igienica rimane sempre la carta igienica, tradizionale. Io non so tutto il mio. Vabbè, vai, io uso questo. Ciao. Mi fai capire tutta questa urgenza, qual è il problema? Il problema c'è. Sarà così? Sì, grazie Silvia. Allora, mi fai capire ben bene qual è il problema? Dottore, il problema è... Vabbè, io già l'ho accennato telefonicamente. Mia moglie non sente niente, cioè non sente. Io parlo. Beh. Quindi, a parte che non ho capito ancora se mi prende in giro o veramente no, fa finta di non sentire. Ma tu, voglio dire, come fai? Bisogna capire la reale entità del problema. Non è che cominciamo a fare un'analisi così. Bisogna capire bene bene come stanno i fatti. Infatti stanno come le ho detto, non sente. Mia moglie è sorda. Vabbè, ma tu hai provato, per esempio, a valutare se quando tu le parli la televisione sta accesa? Non è che mi ricordo, sai. Certe volte sì, certe volte no, non è, dipende. Hai provato a vedere che se mentre le parli magari lei sente se gridi di più oppure se gridi di meno? Non so, io dottore, queste cose non è che le posso valutare io, non riesco a... Riesce a capire a quale distanza lei sente, non sente? No, non lo so, cioè lei è sorda, secondo me è sorda, quello è il problema. Ma come faccio io a fare una diagnosi così? Bisogna capire veramente come stanno le cose. Che ne so, venite a casa per dire. Vabbè, facciamo una cosa, tu torna a casa, va bene? Allora, ti metti a una certa distanza da tua moglie, va bene? E le fai una domanda. E vedi se quello risponde. Se non risponde, tu ti avvicini un poco, no? E le fai la stessa domanda. Poi, se lei non risponde, ti avvicini ancora di più. E fino a quando non risponde. In maniera che io posso capire, a seconda della distanza, il problema qual è. E quindi interveniamo.
Hai capito? Faremo così. È per forza. Grazie. Ciao! Ciao! Bene! Mi stai cucinando? Stai cucinando? Che stai cucinando? Oh, e sono tre volte che ti ho risposto, pollo con le patate! Oh, non capisci? Che sei diventato sordo? Fa scuola. Ma senti. Senti, ma i bambini stanno a scuola? Che amici capo sciacquato? Come i bambini stanno a scuola? Il sabato? Ah, e quindi stanno con la tata. Madonna, quando c'è settimana corta a scuola, i bambini vanno da mia suocera. Tutti i sabati i miei figli stanno a casa di mia suocera. Però tu sei proprio senza cuore, scriteriata. Quella donna anziana e acciaccata, tu li porti con le due peste di Dio. Ma dai, ma la fai stancare, Antonella? Io me lo faccio stancare soltanto perché tieni i miei figli tutti i sabati. E i Cedis che tengo suo figlio tutti i giorni. Io non so peccato. Pure mi sta. Hai ragione. Che l'ha cambiato. Lo faccio per dire, caro signore, ma lei è capitato nelle mani del miglior barbiere di tutta la regione. Speriamo, perché io ho problemi, perché quando faccio la barba, già mi rimane la peluria, perché qua nelle intercapelli mi della faccia qui, il pelo non se ne vede. Si vede, si vede. Innanzitutto partiamo da una cosa molto essenziale, la pallina. Sì, la pallina. Questa è la pallina, caro signore, sì, è importante. Lei questa pallina la deve mettere tra il labbro superiore e inferiore attraverso i denti. E così risolverà il problema della barba, prego. Perché? Non si preoccupi, si fidi. Si fidi. Dove è la donna? In bocca, tra il labbro superiore e inferiore. Si fidi. Oh, bene, ha visto? Perfetto. Bravo. Cosa accade adesso? Che quando le passo il rasoio, la barba viene omogenea, perfetta, precisa, non le resterà un pelo in faccia, caro signore. Perché si compra la cosa e viene per il cappello. Ecco, bravo. Ma questo è carino. Non per dire, non per dire, non per dire. Però è pericoloso. Perché? Perché, diciamo, la posso anche ingoiare la pallina e poi... Sì, se dovesse accadere che lei la ingoia, non ci preoccupi, me la porto domani mattina. Così fanno tutti quanti. La pallina è quella, diciamo. Oggi scade, oggi. Questo foglio rosa. No. Innanzitutto questo non è un foglio rosa, che se la patente. È giusto. No, è il colore per i bambini. Me ne sono accorta. Piano, ecco. Vostro onore, si è fatto male? Eh? Vostro onore, si è fatto male? Oh, l'onore sta bene. E un culo che mi fa male, si è bene. Che cosa? E come?
Come? Senza gonna! Senza gonna! Vabbè, oh, senza gonna! Però in compenso ho preso la patente! Me. Che vuoi? Ma tu sei mai stata sulla Luna? Sulla Luna? Io sono stata su Marte. Veramente? E dimmi, c'è vita su Marte? C'è vita. Il sabato e la domenica c'è vita. Però durante la settimana è un mortorio. Ma la televisione non è. Eccoci carissimi telespettatori in diretta dalla base spaziale NASA di Cape Canaveral. Siamo qui perché la NASA ha programmato un esperimento, mandare tre uomini in completa solitudine nello spazio. Ebbene, sono stati scelti per questa impresa veramente gloriosa tre uomini comuni, un famoso playboy e poi un famoso lettore di libri gialli ed un accanitissimo fumatore. Benissimo, questi uomini quando sono stati scelti non avrebbero voluto partecipare all'esperimento, ma non sappiamo come la NASA sia riuscita a convincerli. E siamo qui, perché poi immaginate, un fumatore tanti mesi lontano dalla Terra senza fumo, un famoso playboy senza le sue donne ed un lettore accanito di libri gialli senza i suoi libri. Ma vedremo adesso perché li conosceremo, vedremo come la NASA sia riuscita a convincerli. Ah, vedo qualcuno che si avvicina, vediamo un po' chi sarà il primo ad entrare nella navicella spaziale. Ma sì, è lui, è proprio lui, lo riconosco, è il famosissimo Playboy. Venga qui perché c'è la televisione, il telegiornale che vuol sapere come ha fatto la NASA a convincerla. Lei è un famoso Playboy, come farà a stare sei mesi nello spazio senza tutte le sue donne? Che me ne frega, ma è l'impiccato tu, tutto film porno so. Ah, quindi si è organizzato con le cassette film porno, giustamente, ecco il segreto, signori, sono riusciti così quegli uomini della NASA a convincere i nostri uomini. Ma benissimo. A proposito, ma Giovanna, ma che cavolo? Dove è registrato? Il videoregistratore, ma sicuramente gli uomini della NASA avranno progettato per lei una sala con videoregistrazione. Prego, si può accomodare perché la navicella è lì che l'attende. Può andare. Allora, sei sicuro che sì? Sì, è sicuro che sì. Sta, per forza, la stessa, scusa. Ecco il nostro uomo che si avvia all'entrata della navicella spaziale. Ma vedo qualcun altro che si avvicina. Eccolo, sono libri gialli. Sì. E lui è il nostro uomo, il nostro lettore, il nostro mangiatore. Ciao Filippo. È vero. Ciao mio figlio. Ah, buongiorno signora. Ma è vero che lei legge 5-6 libri gialli ogni giorno? E se ne ho di più, ne leggo pur di più. È vero. E come si è organizzato per questa spedizione spaziale? E ho portato la carriola. Una carriola troppi libri? Sì. Ma la carriola l'ha portata. E vediamo come va a finire, sono molto emozionato. Benissimo, allora in bocca al lupo per questa sua esperienza. Ciao mamma, la televisione. Sì, ciao, la televisione, papà. Il telegiornale. Benissimo, arrivederci. In bocca al lupo, l'attendono. Grazie. Vedo un'ombra, eccolo, sarà lui allora, il nostro accanitissimo fumatore. Guardatelo, guardate che emozione, guardate che fascino. Ecco, salve. Ecco come si salve. Buongiorno, il telegiornale, vuol dire qualcosa? Posso darle una mano? Piano. Madonna, sappiamo piano. Allora, sì, mi faccia capire. Come si è organizzato lei? Come si è organizzato lei per questa spedizione nello spazio? Sono 360, cioè sono sei mesi. Sono sei mesi. diciamo più o meno 3 per 6, 18, 180 giorni più o meno, sì. 120 pacchetti, diciamo. 320 pacchetti di sigarette. Cioè occhio a croce, la dovrei fare. Ma lei, occhio a croce, quante sigarette riesce a fumare in un giorno? Un giorno sono, dipende, quando sono nervoso, anche 5 pacchetti. Comunque, ce la dovrei. Vedo che si è ben organizzato. Il suo amico ha portato videocassette, l'altro amico ha portato. Morte! Questa è l'astinenza da fumo. Che lo sto nervoso. Muore! E me lo faccio fumare. Va bene, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Scappare. Il casco. Questo. Ah, via, taxi atrasi. Non c'è mai stata fatta confusione in una base NASA. Oh. In bocca al lupo, buon viaggio. Signori miei, li aspetteremo qui tra sei mesi. A voi la linea, è tutto.
Carissimi telespettatori, eccoci qui. Ora è 16:52. Cape Canaveral, rigorosamente in diretta in mondovisione. Circa 4 minuti fa, la navicella spaziale è rientrata alla base. 6 mesi fa, 3 uomini, un playboy, un accanito fumatore ed un lettore di libri gialli partivano per lo spazio e adesso il loro rientro. Finalmente, eccoci qua. Sentiamo qual è stata la loro esperienza e il resoconto di questo esperimento della NASA. C'è del fumo, ma ancora non si vede nessuno. Ecco, le porte della navicella si richiudono, evidentemente qualche inghippo. Eccolo, eccolo, è lui! Sicuramente lo riconoscerete, è il nostro playboy. Allora, cosa ne pensa di questa esperienza? Che cosa ci può dire? È stato bellissimo sulla Luna. Dopo 6 mesi che sono stato, ho visto tutti questi film. Sì? Sì. Più volte li hai visti? Sì, 10.000 volte l'ho visto questi film. Benissimo. E che cosa vuol dire al nostro pubblico? Siamo a Praga, mai. Benissimo. Questo dolce messaggio credo che sia abbastanza chiaro, tutto sommato. Vediamo se c'è qualcun altro dei nostri beniamini. Eccolo, è il lettore di libri gialli. È lui. Benissimo. Benvenuto, bentornato a terra. Saluto a tutti. Com'è stata questa esperienza? È stata molto bella, vissuta. Diciamo, tutti i romanzi gialli che mi sono portato me li sono letti 4 volte ciascuno, tutti quanti. Benissimo. E vuol dire qualcosa al nostro pubblico? E presto vedrete il mio romanzo Un giallo rosa nello spazio nero. Va bene. Benissimo. Ma vabbè, va. Grazie. Ciao mamma. Ciao, arrivo, sono arrivato. Sentiamo delle urla incomprensibili. Capire, intelleggere quale sia il messaggio. Manca l'appello il nostro amico, il nostro accanito fumatore. Lo vediamo stranito. I bambini! I bambini! Allora, i bambini! La macchina, lo lasciano! I bambini! Da Cape Canaveral è tutto. A voi in linea lo so. Cose che non sai neanche perché le vivi e ti fanno esaurire. Ci sono cose che accadono solo a te e rischi veramente di impazzire. Allora sai che c'è quando parli con me. Ti prego aspetta, no, non me lo dire. Per farmi stare bene, per farmi divertire, ti prego no, non me lo dire. Sta piovendo e devo uscire, per favore non me lo dire. Ci doveva stare sola a riscaldare le ore di serenità. E già tardi devo andare e la barba devo fare e di corsa devo ripartire, ti prego non me lo dire. Ed ogni sera io per il lavoro mio mi devo certamente organizzare. Allora sai che c'è, sarebbe bello se un giorno fosse di 36 ore. Di sveglie io ne ho 3, ma poi mi sveglio e le sveglie devono ancora suonare. Per farmi stare ben, per farmi rilassare, ti prego fammi riposare. Ho tanta voglia di dormire, per favore non me lo dire. Troppe cose devo fare, non mi posso mai fermare, devo lavorare. E già tardi devo andare, ho le bollette da pagare e di corsa andiamo a ripulire, non me lo dire.
cellulare. Troppe cose devo fare, non mi posso mai fermare, non mi far parlare. E vabbè che sì, devo chiudersi. E va, non chiamarmi più, non chiamarmi più. Adesso fammi più, adesso fammi più. Richiamarmi, non me lo dire. Scusa, chi era? Non me l'ha detto.